Shalom a tutti. Durante la seconda guerra mondiale c'erano tre ebrei che decisero di scappare dai campi di concentramento. Due di questi erano degli studiosi della Torah, grandi Hasidim, e uno era un ebreo secolare che non faceva le mitzvot, non credeva neanche in Dio. Riuscirono in qualche modo a scappare, ma quando si accorsero che loro erano scappati erano già ormai troppo lontani. Finalmente trovarono una baracca sperduta, entrarono e si riposarono, cominciarono a dormire un sonno profondo. Durante la notte sentirono un rumore, aprirono gli occhi e videro dei fucili puntati sui loro visi. A un certo punto l'ebreo secolare, che non credeva in Dio, cominciò a urlare Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, questa profonda preghiera. I due si guardarono e dicevano: com'è possibile? Lui che è così secolare, che non crede in Dio, proprio lui comincia a urlare. E in quel momento il capitano in russo disse: alzate le armi, lasciamoli stare. Era ebreo anche lui, e questo grido del Shema Israel gli ha salvato la vita. Sapete, cari amici, abbiamo tre categorie di mitzvot. Abbiamo quelle mitzvot ovvie, le logiche, non rubare, non uccidere, che anche se la Torah non ci comandasse, noi le faremmo lo stesso. Poi c'è una seconda categoria, quelle mitzvot che magari da soli non ci arriviamo a farle, come rispettare lo Shabbat e fare mangiare la matzah, il kiddush, però poi quando la Torah ce le insegna, noi riusciamo a capirle. Ma c'è una terza categoria di mitzvot, che è quella che noi studiamo nella parasha di questa settimana, che si chiamano chukim. Chukim sono quelle leggi, quelle mitzvot che non hanno nessuna logica umana, noi non riusciamo a capirle e la Torah non ce le spiega neanche, però la Torah ci chiede di farle. Questo tipo di mitzvot sono le mitzvot più importanti, perché? Perché non le facciamo perché le capiamo o perché sono giuste o perché abbiamo un piacere a farle, le facciamo semplicemente perché Dio ce l'ha chiesto. Sono quelle mitzvot che ci connettono con Dio nel più intimo, nella più profondità. Perché? Perché sono al di sopra, appunto, di ogni logica. Impariamo ad ascoltare lo Shema Israel, che ogni giorno il nostro cuore e la nostra anima grida ad Hashem. Impariamo questo suono che dice: Hashem sei il nostro Dio, Hashem sei uno. Uno vuol dire unico, ma uno vuol dire unico con noi, sei dentro di noi. Impariamo a capire che Hashem non è lontano da noi, ma fa parte di noi stessi. Shabbat shalom a tutti. Adonai.